Buongiorno dal vostro tenerone. Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi mi sentivo veramente buona e gentile e ho fatto il letto prima di accendere la fotocamera, in modo che voi sappiate che io il letto lo faccio anche senza fare i vlog. Adesso sto andando in sala perché devo fare colazione. Marta ha deciso che anche lei vuole fare colazione, quindi ora gliela diamo. Io sono vestita come il tenerone, non ve lo ricordate qualcuno, qualche ragazza degli anni 80, o ragazzo ovviamente, forse se lo ricorda il tenerone, era quel coso obeso rosa, una tonalità di rosa non proprio come quella che ho io, però insomma l'effetto finale è quello, ma non importa, tanto comunque sono in casa. Niente, ho aperto questo vlog, adesso sono le 10 meno un quarto. Io ho deciso di fare colazione adesso perché sono ribelle, non so dove mettere la fotocamera, mi sento triste, così non mi vedete, così sì, l'inquadratura è veramente impietosa, ma va bene. Mettimi a fuoco, la luce è quella che è, dovete perdonare. Colazione mia solita con il Bauli croissant integrale, perché è uno dei miei preferiti, non tanto per questioni integrale, non integrale, sano, non sano, proprio mi piace perché è proprio morbido e ha un buon sapore, non ha il sapore proprio della merendina confezionata, pur essendolo comunque. Scusate. Niente, ho finito la colazione senza di voi perché ho ricevuto una telefonata, una videochiamata. Il mio amico mi ha raccontato una cosa abbastanza sconvolgente che gli è successa, mi ha fatto venire in mente una cosa che mi è successa l'altro giorno, che non ho acceso la fotocamera sul momento, scusate, ma intanto io sistemo, mi faccio i fatti miei, sul momento, proprio perché non mi è venuto e poi ero in auto, comunque avrei voluto, chissà se io mi siedo sul divano, se lei viene a rompere le balle, chi lo sa, c'è una bella giornata, potrebbe perdersi altrove. Questa è la mia postazione ormai, devo anche tagliare la zucca perché nel frattempo è passata quasi un'ora da tutto quello che è avvenuto prima e io dovrei assolutamente tagliarla, ma prima vi voglio raccontare questa cosa. Praticamente io ero in giro perché avevo fatto dei giri per mia madre, insomma ero in città, qua nella mia città, e in una strada di città, quindi insomma camminavo con la mia macchina, andavo con la mia macchina a più o meno 55 all'ora, una strada comunque tra l'altro piena di attività da un lato e dall'altro, e quindi insomma bisogna prestare una certa attenzione a quello che si fa, e vedevo che avevo dietro la classica macchina che ti sta attaccata al direttano praticamente perché vuole non so, andare più veloce a fretta eccetera eccetera, quindi vabbè, io ignoro completamente quello che faccia quello dietro, come sempre avevo i finestrini abbassati perché ancora non era arrivato questo frescolino delizioso, c'era praticamente estate, era pomeriggio, quindi cosa faccio? Vabbè, poi c'è uno svincolo in cui tu puoi o andare dritto e comunque devi fermarti allo stop, o altrimenti voltare e hai la precedenza perché anche dall'altra parte c'è lo stop. Io faccio questo svincolo, faccio questo sottopassaggio, proseguo la strada che comunque anche lì puoi andare o dritto o voltare, ma comunque seguendo la strada, questo tira dritto mentre io volto, mi si affianca per quel nanosecondo e mi grida spingilo quel pedale, mi dà praticamente la donna di facci di costumi. Io rimango così perché era un uomo, poteva avere secondo me la mia età, io non è che abbia visto poi più di tanto, perché è stata la frazione di un attimo, e quindi insomma mi ha gridato, mi ha dato della tro, puntini puntini, per strada. Io avrei voluto in quel momento, io sono una persona molto poco calma, di mio, ma per quanto riguarda agitazioni mie varie, ma sono molto molto zen per quanto riguarda queste cose, nel senso che io cerco di utilizzare civiltà sempre e comunque,
Ma in quel momento avrei voluto tipo tirare il freno a mano, girarmi con la macchina come nei film, quelli degli inseguimenti, inseguirlo, bloccarlo, farlo scendere dalla macchina e tirargli due sberloni, riprendere la macchina e tornare dove stavo andando. Perché veramente io penso che, a parte che non avevo fatto niente di strano, cioè nel senso io proseguivo nel mio senso di marcia a una velocità, ripeto, rispettando i limiti, ma poi comunque anche se avessi voluto non rispettare i limiti non avrei potuto, perché ripeto, è una strada piena di attività, ci sono farmacie, bar, cose varie, che comunque ci sono sempre molti attraversamenti pedonali, cioè non si può proprio fisicamente andare più di tanto forte, perché sennò rischia di asfaltare qualcuno veramente. Quindi insomma, esistono delle persone veramente civili fino a un certo punto, e vi stavo dicendo che prima ho ricevuto questa chiamata di questo mio amico che mi stava raccontando che sua madre era appena tornata e aveva praticamente, insomma, adesso non so come raccontarlo, comunque era in macchina, un furgoncino, era in una strada di campagna, di quelle sterrate, insomma, non però, non sterrate, volevo dire asfaltate, quindi in campagna, ma in una strada normale. Un furgoncino la supera, riesce ad arrivare molto più avanti, si ferma entrando in una piccola via, in questo caso sterrata. Quando lei sopraggiunge, insomma, in quella via e fa per curvare, c'è quest'uomo che si è tirato giù i pantaloni e si sta comunque con il bigolo di fuori divertendo, e lei insomma è rimasta passata sconvolta. Infatti adesso andava dai carabinieri a raccontare questa cosa, perché insomma voglio dire, io non so, cioè, cosa succede all'umanità, però vabbè che questi tipi di maniaci ci sono sempre stati, eh. Io mi ricordo, cioè adesso questo vlog è un vlog semi-porno, ma io mi ricordo che quando ero bambina c'era un cinema, che c'è, non so se ci sia ancora, Carpi, poi però hanno smesso di fare quelle tipologie di film, non fimosè, però facevano tutte le domeniche pomeriggio, facevano film per bambini, quindi parliamo degli anni 80. Perché io ero veramente piccola e facevano questi film tipo Cenerentola, tipo non lo so, io penso di aver visto anche E.T. in quel cinema lì, però facevano film anche che erano già usciti, cioè nel senso non nuovi, però diciamo che era siccome che allora non c'erano queste grandi televisioni, queste possibilità di vedere questi film in videocassetta, ancora non le prime, no? E quindi insomma la domenica pomeriggio c'erano moltissime mamme che portavano questi bambini a questo cinema a vedere questi film. Io mi ricordo che ci andavo sempre con mia madre, mia zia e mio cugino, che diciamo che è più grande di me di, secondo me quest'anno fa 50 anni, non sono sicura. Comunque forse 49, comunque è uno dei più vicini a me come età, perché gli altri sono tutti molto più grandi, e quindi veniva anche lui, anche se era più grande. E mi ricordo che spesso e volentieri mi succedeva che mia madre mi pigliasse per un braccio e cominciasse a dirmi: "Dimmi, usciamo, 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 usciamo". Io ovviamente tiravo per non uscire, non capivo, perché c'erano queste persone di una certa età che entravano, uomini, dentro questo cinema, si sedevano di fianco a queste mamme e utilizzavano sempre lo stesso modo, cioè met si mettevano il cappello sopra qui insomma la parte del pube, evidentemente si come si dice, facevano prendere aria all'attributo, e poi si toglievano questo cappello da far vedere alle mamme. Insomma, le mamme, c'era un fuggi fuggi generale di queste. Ogni tanto si vedeva una mamma che si alzava perché si era seduto di fianco queste sorte di maniaci, ed era proprio una prassi, mi ricordo. Era un cinema che, non so, ora non esiste più, però insomma va bene. Questo è quanto. Adesso io devo per forza tagliare la zucca, altrimenti non riesco a fare il risotto. Bene, dopo essermi sminchiata tutta la vita, aver fatto una porcheria esagerata, le passo un po' al forno, un quarto d'ora circa, per poterle sbucciare meglio, perché questa è quel tipo di zucca dalla buccia dura, che si fa fatica. Io ho tolto un po' di semi, ma poi li tolgo dopo. Adesso la metto in forno, perché altrimenti arrivo veramente corta all'ora di pranzo. Volevo farvi vedere una cosa, adesso ho fatto rientrare Demonia, vedere una cosa.
che ho ricevuto tramite l'app Octoly. Andiamo in bagno, molto bene, tramite l'app Octoly, e è questa per la precisione. Io avevo già ricevuto questa My Jolie Candle che vi avevo fatto vedere tempo fa, se sempre se questa fotocamera si decide a mettere a fuoco, non so cosa ho toccato. Questa è quella che avevo ricevuto l'altra volta. Quella di cui volevo parlarvi oggi è un'altra che ho ricevuto, che è questa. Questa è quella al cocco, vi dicevo, è praticamente un cocco molto realistico, delicato, assolutamente non dolce, e questo qui è il foglietto che attesta il fatto che insomma siano tutti gioielli contenenti comunque veri cristalli Swarovski. In questo caso io avevo scelto per questa My Jolie Candle l'anello, e ho trovato questo bellissimo anello, perché è veramente bello. Non so se riuscite a vederlo perché questa fotocamera mi sta facendo diventare matta ultimamente. Purtroppo il problema è che facevo vedere che mi è largo dappertutto, praticamente. L'unico punto dove io potrei indossarlo è questo, cioè il pollice, scusate, l'indice, e dalle altre parti mi è largo, ma anche nell'indice insomma va largotto, ecco. Quindi adesso devo prendere un fermanello o una cosa del genere, perché mi piace proprio tantissimo. Cioè, non so se riuscite a vedere come brillano, sono veramente belli. Questa cosa, quest'idea qua del far trovare un gioiellino, può esserci la catenina, può esserci il braccialetto, ovviamente lo potete decidere prima che cosa scegliere di acquistare, ecco. Ovviamente se la candela con all'interno l'anello, il bracciale, eccetera eccetera, però insomma sì, l'idea è proprio carina. Adesso li avevo lasciati qua perché li ho tirati fuori in bagno, adesso vedrò come fare perché purtroppo mi va larg. Avevo scelto, come dicevo prima, la misura più piccola, però evidentemente ho sbagliato qualcosa io, perché non può essere che quella sia la misura più piccola. È vero che io ho le dita piccole, ma insomma non è che ho delle dita da bambina proprio. Condizione post pelaggio e cipolla, mamma mia, io non riesco a non piangere come Rossella O'Hara quando viene abbandonata da Rhett Butler con la cipolla, non ce la posso fare. E sta soffriggendo qui nel bimbolo, e adesso ho tagliato la mia zucchina, che poi è una zucca, non è una zucchina, la chiamo io zucchina perché era piccola, ovviamente facendo porcherie ovunque. Qui ci sono altri due pezzi di zucca che adesso pulirò e poi farò comunque a pezzi, e non so se la congelo o direttamente la tengo in frigo da utilizzare tipo domani, dopodomani, per fare qualcos'altro, magari di nuovo un risottino che mi piace sempre tantissimo. Io e mio marito siamo poi, io sono golosa di zucca in ogni modo, tortelli di zucca, niente, non riesco a riprendere, mi piango, tortelli di zucca, risotto alla zucca, risotto alla mantovana con la zucca e la salsiccia, mi piace la piastra, mi piace in tutti i modi la zucca, però mi piace questa che vi ho fatto vedere prima, quella con la scorza dura e quel verde scuro, che è quella più farinosa, perché l'altra è molto acquosa e non mi piace molto, l'altra non la trovo molto saporita, questa invece una meraviglia. Sono in perfetto orario, per fortuna. Faccio vedere dopo il piatto finito, poi dopo ci salutiamo. Scusate la televisione accesa, ma ho appena ricevuto una telefonata di lavoro molto molto importante e molto molto felice per me. Sono felicissima, novità profumose nei prossimi giorni. Intanto adesso io vi faccio vedere il nostro risotto. Non guardate la quantità vergognosa del piatto di mio marito, più del mio, ma anche del mio, ma c'è più zucca che riso, sappiatelo. Già il parmigiano io lo metto dentro per mantecare, mio marito poi lo sbatte anche sopra, perché è un vero goloso di parmigiano. Io ho ancora gli occhi arrossati dalla cipolla, non fateci caso. Io adesso vi saluto, come sempre questi vlog sono casalingui, come li chiamo io. Oggi sono stati anche un pochino pornini con gli argomenti trattati. Vi saluto come sempre, vi ringrazio da morire e vi mando un enormissimo bacione. Ciao.